cambio dell'allenatore è venuto per colpa dell'allenatore o anche dei giocatori? Allora, ecco, questa è già la risposta, che vogliamo dare. Ok, dai. Vediamo la telecamera, dai. Quando perdi 5-0 sicuramente la colpa è nostra, però secondo me... Però secondo me il problema parte dall'inizio. Ci sono stati dei problemi magari in partite precedenti, quindi quello del 5-0 è stato poi... è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, no? E da lì si è deciso di cambiare allenatore, però sicuramente il problema è nostro perché andiamo in campo, però una mano ce la deve dare anche l'allenatore, perché sennò non possiamo risolvere tutti i problemi noi che andiamo in campo. Lui che sta al di fuori del gioco riesce a vedere meglio quali sono i problemi che ci sono in campo e deve cercare di risolverli il prima possibile, quindi penso che questo sia importante. Va bene.